Amici dell'Orienteering, dall'inferno del lockdown al paradiso di San Martino di Castrozza e Passo Valles, finalmente si torna a gareggiare, campionati italiani sprint e long, un weekend tutto natura. Anche loro aspettavano l'Orienteering. Andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti. Le gambe giravano bene, sono contenta. Bellissimo, poi correre a casa è ancora di più. Grande prova, nessuno forse si aspettava fosse così veloce. Ma a dire il vero, neanch'io. Fa sempre piacere ricevere queste conferme, sto facendo un buon lavoro. Com'è stato ritornare in bosco? Sì, è stato un po' come ritornare bambini. Qual è la domanda? Sono ancora capaci di fare orientieri? Certo, più o meno. Certo. Teoricamente? Certo. No, decisamente no. Insomma, ogni tanto bene, ogni tanto male. Sono ancora capaci di fare orientieri? Io no, però gli atleti, dai, quello che ho visto io oggi è... Ma da sposato sei ancora orientato? Non vedo l'ora di avere dei figli, che mi hanno detto che si va fortissimo. Vai, siamo pronte. Andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti. Così. Era un terreno molto impegnativo, molto tecnico. Sono riuscita ad arrivare a questo momento in forma. Un terreno molto duro di montagna, molto vicino a casa, ma che comunque non conoscevo. Ringrazio l'organizzazione e gli enti che hanno permesso questa bella due giorni. Da Passo Valles è tutto, alla prossima!